Continuiamo il nostro percorso di conoscenza con i produttori provenienti da altre regioni che sono qui oggi al quinto mercato della terra della biodiversità a San Giorgio Canavese. E ne parliamo con, conosciamo adesso un produttore che arriva dalla provincia di Pordenone. Buongiorno, io sono Stefano e rappresento l'azienda agricola Carusone Sandra. Siamo una piccola azienda nella pedemontana pordenonese. Noi coltiviamo la cipolla rossa di Cavasso Nuovo e della Valcosa, che è un presidio slow food da più o meno 8-10 anni. E stiamo portando, diciamo, questa cipolla è stata una riscoperta, era stata persa dopo la guerra era stata, diciamo, portata avanti un po' dalle nostre mamme, nonne. E da lì dopo era praticamente stata scomparsa. Noi come famiglia invece l'abbiamo sempre portata avanti affinché un gruppo del nostro paese ha deciso di riscoprirla e portarla, diciamo, alle croniche anche con Slow Food e poi anche altre situazioni, insomma. Da lì praticamente si è iniziato un percorso e pian pianino siamo riusciti, prima con una piccola aziendina, poi siamo un po' più grande, sempre un po' più grande, e da poco abbiamo fatto una società con le nostre figlie per dargli un futuro, insomma, ecco, questo è un po' la sintesi della nostra azienda. Abbiamo all'interno della nostra azienda abbiamo un laboratorio di trasformazione alimentare, quindi facciamo la filiera completa, compreso appunto anche la vendita. Cerchiamo di chiudere noi il percorso, ecco. Adesso no. Perfetto, grazie. Continuate a seguirci e venite qui a trovarci a San Giorgio, al mercato della terra e della biodiversità, per tutto il giorno per riscoprire queste eccellenze.